Al Padre e al Santo Spirito,
sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Thank you.
che viviamo nella luce della tua presenza. Insegnaci ad essere miti e premurosi verso tutti, per rendere testimonianza al tuo Vangelo. La tua venuta segni l'inizio di un mondo nuovo e inauguri un regno di giustizia e di pace. Al Padre presentiamo i nostri desideri di pace per le nostre vite, le nostre case, per il mondo intero. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il tuo aiuto, Signore, ci renda perseveranti nel bene, in attesa del Cristo tuo Figlio. Quando egli verrà e busserà alla porta, ci trovi vigilanti nella preghiera ed esultanti nella lode. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Padre di ogni vita, che con noi cammini, abiti e speri. Ricordaci che oggi è il giorno in cui avere fiducia, il giorno in cui aprirci a ciò che ancora non conosciamo, l'istante in cui prenderci cura delle parti di noi che più vorrebbero prevalere, emergere a scapito degli altri, isolarsi per paura di cambiare. E ricordaci che non è troppo tardi per fare spazio alle esigenze di felicità e di giustizia che risiedono in ogni donna e in ogni uomo. Il tuo spirito ci racconti il mondo desiderato dalla tua sede di fraternità e riconciliazione. Ci affezioni al nostro compito quotidiano e ci aiuti a camminare con l'urgenza dei viaggiatori e la letizia dei pellegrini. A te doniamo ciò che sappiamo fare, a te affidiamo ciò che non riusciamo ancora a fare. Insegnaci le parole e i gesti della riconciliazione, la potenza umile della mediazione, gli arsenali che si nascondono nelle nostre case, nelle nostre relazioni e tra le nazioni, si aprano alla guarigione della vita che il tuo Vangelo di pace vuole donare. Questo preghiamo per Cristo, con Cristo.